Speranza, oggi Palermo batte Napoli e arriva una grande prova corale, ma è servita anche la tua strabiliante prestazione per risolvere comunque e conquistare 3 punti. È servita, diciamo, l'atteggiamento perché purtroppo perdendo 3-0 a Modica scorsa settimana eravamo tutte molto grintose in settimana, volevamo fare bene perché perdere in quel modo per noi è stato deprimente, proprio ti cadono le braccia perché non abbiamo praticamente giocato. Sono contenta oggi perché abbiamo approcciato da subito la gara bene. Non abbiamo mollato un attimo, anche quando al secondo set forse ci stavano riprendendo, mi sembra che sia finita i vantaggi. A quel punto abbiamo tirato fuori veramente grinta, lì è venuta fuori la squadra. Sono contenta di aver soprattutto dato una mano perché era questo quello che sono venuta a fare e quindi sono contenta di, insomma, aver partecipato attivamente a questa vittoria. Grande apporto prezioso quello tuo, adesso lui flagella per Palermo, riposerà, feste Pasquali e poi si ritorna in campo con l'incontro che comunque sarà la verità per il campionato di Palermo, si andrà a Palmi in terra calabrese. Sì, noi abbiamo avuto inizio di girone con le partite un po' più facili, adesso praticamente abbiamo tutto il finale del campionato con le prime della classe, quindi ci stiamo comportando bene perché gli obiettivi della società sicuramente non erano questi, però ormai ci siamo, ci crediamo e quindi ce la giochiamo fino alla fine. Anche oggi era una prova decisiva, del resto Napoli era secondo in classifica, quindi adesso non so com'è messa la classifica, se siamo finalmente terze, no, Napoli era Napoli era terza, terzo con ecco. Palmi. Palmi, sì, vabbè, comunque siamo lì, noi siamo contente, viviamo ovviamente partita dopo partita, perché questo possiamo fare, questo vogliamo fare, però ce la vogliamo giocare un po' con tutte ormai. In bocca al lupo per il futuro. Grazie!